cattivo piangi, George? Vuoi che ti insegni ad andare in monopattino? Va bene. Allora devi impugnare il manubrio forte forte, come faccio io, con tutte e due le mani. Bravo, e adesso sali sul monopattino. Oh no, George! Devi salire sul monopattino con un piede solo. Bravo! Adesso devi spingerti con l'altro piede. Guarda, parto! Whee! Whee! Brum, brum. George, visto, ci sei riuscito! George ha imparato ad andare in monopattino. Peppa, George, venite! Presto, scendete dal monopattino! È ora di andare a scuola, piccolini miei! Oh no, papino, avevamo appena cominciato a divertirci, io e George! Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà! Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento! Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi! Ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino! Non così in fretta! Sbrigati, papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento. Ma io ho delle ruote. Whee! Ah, ah! Questo sì che è divertente. A Papa Pig piace andare in monopattino. Brum, brum. Whee! Arriva Danny Cane. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Danny. Vi va di giocare a palla con me? Ce l'hai una palla? No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Oh. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No. Sei un elefante con la pelliccia? No. Sei un razzo spaziale? No. Puh, ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No. Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo. George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa, ma temo che adesso questo gioco sia finito. A te invece quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango. Oh, ma qui non ci sono pozzanghere. Serve la pioggia per fare le pozzanghere. Possiamo fare finta che stia piovendo. Le gocce, la pioggia, poi scende giù e fa blu blu. Plim, 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 plim. E per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao,
Ciao, signor lupo! A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao! Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se n'è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova? Parlare. Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai fiato. Mia sorella, per esempio, può parlare. Pronto? Qui servizio taxi. Sì, pronto. Può venire a prenderci all'aeroporto, per favore? All'aeroporto? Arrivo subito. Halt! Buongiorno, signor Toro. Sta riparando la strada? No, per la verità avrei dei lavori da fare all'aeroporto, ma purtroppo il mio camion si è rotto. Sto proprio andando all'aeroporto. Si accomodi. Non ha nessun bagaglio? Soltanto della sabbia. Il taxi della signorina Coniglio si è riempito di sabbia. Arrivederci, capo. Buongiorno, capo. Salve, ragazzi. Ecco qua, vi ho portato la sabbia. Grazie, signorina Coniglio. È stato un piacere. Ci porti a casa, signorina Coniglio? Certo, subito. Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa. Io sono più alta. No, non è vero. Invece sì. Bisogna misurare la punta delle orecchie. Oh, contano anche le orecchie? Gerald Giraffa è comunque più alto. Oh, io vorrei essere alta come Gerald. Anch'io. È il momento della ricreazione. Dai, giochiamo al nascondino. Va bene, una. Mentre Peppa conta fino a 10, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. 8, 9, 10. Uno, due, tre, chi non ha fatto resta a me. Tana per Gerald. Oh, non mi hai trovato? Neanche a me. Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi, com'è essere così bassi? Dai, giochiamo a palla! Sì! Magari io vengo a giocare dopo. Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste. Prendila, Danny! Attento, arriva Pedro! Prendi questa, Peppa! Oh. La palla si è incastrata su un ramo. Non riesco ad arrivarci! Aspetta, ci provo io. No, per me è troppo alta. Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero. No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide. No, non ce la faccio. Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla. Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero, ve l'ho già detto. Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla. Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto. Ci posso provare. Probabilmente è solo colpa di una tegola che si è rotta. Mi domando se sia questa la responsabile. Ha smesso di gocciolare? No, gocciola di più. Allora può darsi che siano queste le tegole rotte. Ma meglio, Madame Gazzella? No, sta andando sempre peggio. Certo che questo è un buco bello grosso. Serviranno un mucchio di soldi per poterlo aggiustare. Oh, cielo! Come faremo stavolta a procurarci i soldi per riparare il tetto della scuola? Il mio papà ha fatto un lancio con il paracadute per beneficenza. E quando è atterrato, ha raccolto un sacco di soldi. Evviva! Hai avuto un'ottima idea, Pedro. Alzi la mano chi di voi pensa che la propria mamma o il proprio papà voglia lanciarsi col paracadute. Via! Il mio vuole! Ne serve soltanto uno! Peppa e George sono tornati a casa. Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta. Dici davvero, tesoro? Sì. E Madame Gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo. Certo, sono sicura che è così. Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute. Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto. Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza. Ma l'altezza...
l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi. Perfetto! Oh! Mamma Pig, la ringrazio infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute. Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora. Sarà bravissima, si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli. Oh, in questo caso lo farò molto volentieri. Un bello urrà per Mamma Pig! È il giorno del lancio di Mamma Pig con il paracadute. Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio. Si ricordi che è per una buona causa, Mamma Pig. Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo. George ha trovato gli occhiali di Pedro. Oh! Che tontolone! Ecco, tieni. Grazie. Pedro, come mai tu porti gli occhiali? Perché devo! È quello che mi ha detto l'ottico. E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico. Lui controlla se le persone vedono bene. Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista. Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì, fammi un esame della vista. Ok. Interessante. Chiudi un occhio e poi dimmi cosa vedi. Riesco a vedere... George. Ora chiudi tutti e due gli occhi. Adesso non riesco a vedere niente. Non riesci a vedere. Davvero molto interessante. Mi sa che devi mettere gli occhiali. Oh, sul serio? Sì. Pedro, andiamo a casa. Ciao, Pedro. Hey. Ciao, ciao. Mammina, devo mettere gli occhiali. Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista. Devo mettere gli occhiali. Sono sicura che ci vedi benissimo. No, mamma, perché quando chiudo tutti e due gli occhi non riesco a vedere niente. Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi. Oh. Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali. Il suo papà è un ottico. Va bene, Peppa. Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista. Andiamoci subito! George, vuoi fare anche tu l'esame della vista? No! Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua! Grazie! Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità! Arrivederci. Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Peppa, che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica. Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, Peppa. Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Ragazzi, guardate cosa ho comprato. È una vera poltrona antica. Oh, Peppa Pig, quella poltrona non è antica. Sì che lo è. Me l'ha detto la signora Coniglio. Starà bene con la mia vecchia poltrona. Ovvio, Papino, perché quella è... Shh, Peppa! È proprio la tua vecchia poltrona! Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi! Meravigliose notizie per tutti! Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario per il nuovo tetto dell'asilo! Evviva! Grazie, signor Pig! È stato un piacere! Madame Gazzella, scusi, ma nel futuro come si vivrà? Dimmi, tu come te lo immagini?
Secondo me nel futuro abiterò sulla luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao. Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao, gente del futuro! Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte! E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali! Un video stupendo! È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene, se non mi sbaglio dovrebbe trovarsi da queste parti. Oh! Ecco Rebecca Coniglio con il suo fratellino, Richard Coniglio. Ciao, amici! Ciao! Posso salire anch'io sulla giostra? Ma certo, salta su! Ci faccia girare a tutta velocità! Anche Richard vuole andare sulla giostra. Oh, ma se sale anche Richard, non potremo andare veloci come andavamo poco fa. Lui può andare a giocare con George. Richard, ti andrebbe di giocare con George? No. George ha un dinosauro proprio come il tuo. Dai, andiamo a vederlo. Richard ha la stessa età di George. Richard vuole vedere il dinosauro di George. Wow, dinosauro! George, Richard può giocare con il tuo dinosauro? No. Richard e George può giocare con il tuo? No. George e Richard non vogliono condividere i loro giocattoli. George, sarà molto più divertente se giocate insieme. Sei stato davvero molto gentile, George. Dinosauri! George non è contento. Richard, adesso tocca a George tenere i dinosauri. Neanche Richard è contento. Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme. È che sono ancora troppo piccoli per saper giocare. Visto che voi siete già grandi, perché non glielo insegnate? Giusto. Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia. Ottima idea. Andiamo nella sabbiera. George e Richard adorano la sabbia. George, Richard, ascoltate. Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia. Eccoci al parco. Siamo arrivati. Evviva! Mamma, perché le foglie sono tutte rosse e gialle? Perché è arrivato l'autunno, Peppa. In autunno fa un po' più freddo e le foglie cambiano colore. Si è alzato un po' di vento. Facciamo un gioco per tenerci al caldo. Tocca a me. Oh, ma non doveva andare da quella parte. Il vento sta portando via la palla. Guardate, è caduta nello stagno. Proverò a prenderla con questo bastoncino. Allungati ancora un po', papà. Mi raccomando, fa attenzione. Non preoccuparti, vedi, ci sono quasi. No!
Papà, l'acqua dello stagno è fredda. Sì, solo un pochino. Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua. Evviva, è uscita! Bene, siamo molto fortunati. Il vento è sempre più forte. Tenetevi stretti i cappelli. Oh no, il vento ha fatto volare il cappello di George. Non preoccuparti, adesso papà Pig te lo riporta. Corri, papà! Guardate, è finito sull'albero. Allora mi arrampicherò per prenderlo. Io penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso. È vero, ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice, basterà scuotere il tronco in questo modo. Forse dovrei scuoterlo un po' più forte. Dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa. Lo so, la verità è che sono molto brava. Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno extra. Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta. Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello. Allora è il cinema. No, molto meglio. Non riesco ad immaginare niente. Dove staranno andando? Siamo arrivati. Si sono fermati davanti al museo. Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Non devi avere paura. Non è un vero dinosauro, George. Si tratta solo di un robot. Guarda, mi metto su questa croce e... Wow! E adesso c'è un'altra sorpresa. Sono arrivati tutti gli amici di George. Sorpresa! La signora Coniglio gli ha preparato una torta. Riuscite a indovinare che tipo di torta possa essere? A forma di dinosauro? Proprio così! Sei stata davvero bravissima, Peppa! Buon compleanno, George! Vorresti una tazza di tè? Vorresti una tazza di tè? George dà il becchime a Polly. George, guarda che gliene hai messo troppo. Polly diventerà molto grassa e poi scoppierà come un palloncino. Bam! Come un palloncino. Bam! Che cos'è questo suono? Il gelato! Evviva il gelato! Oh no, George non ha chiuso la porta. Gelati, gelati! È la signora Coniglio, la gelataia. Buongiorno, mamma Pig. Salve, signora Coniglio. 4 gelati, per favore. Grazie, signora Coniglio. George, ti sei dimenticato di chiudere la porta. Polly sarà volata via. Non ti preoccupare. Sono sicuro che è ancora dentro. Polly non c'è. Guardate. E adesso che cosa facciamo? Nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei. Forse dovremmo provare a cercarla in cortile. Guardate, che cos'è quello? Che cosa ha visto mamma Pig? È Polly! Evviva!
Ma un momento, adesso come facciamo a farla scendere dall'albero? Non c'è problema, ci penso io a prenderla. Vieni qui, Polly. Vorresti una tazza di tè? Oh no, Polly è volata su un ramo più alto. Oh mamma. Fa attenzione, papà. Non cadere dall'albero come fai tutte quante le volte. Non ti preoccupare, starò molto attento. Dai, Polly, avvicinati. Ora ci siamo tutti. Pronti a partire? Sì, papà Pig! Andiamo! Questa è l'area picnic. Eccoci! Evviva! Oh, sapete, adoro venire in questo posto. È così pacifico, così silenzioso. È Zoe Zebra insieme a suo padre, il postino della città. Buongiorno, signor Zebra. È venuto a portarci la posta? No, Peppa, oggi è il mio giorno libero, non devo consegnare nulla. Nee, siamo qui per fare un picnic. Come noi. Ma allora, perché non facciamo il picnic tutti insieme? Sì. Che splendido picnic. Mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola, vorremmo andare a giocare. Va bene, Peppa. Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia. Dinosauro. Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre. Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh. Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice, mai mangiato niente di più buono. Peppa! George! Dobbiamo rientrare! Ciao, Zoe! Ciao, ciao! Siamo tutti pronti? Sì, papà Pig! Papà Pig sta per creare un mistero. Allora, che cosa c'è sul tavolo? Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Perfetto, Peppa! Guardateli attentamente e cercate di memorizzarli tutti. Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Riuscirete a ricordarli? Sì. Molto bene. Ora dovete farmi il piacere di uscire un momento. Quando avrò finito vi chiamerò. Sembra che stia andando di sopra dal rumore dei suoi passi. E adesso sta tornando di nuovo qua. Tutto a posto. Potete tornare dentro adesso. Uno degli oggetti non è più sul tavolo. Sapete qual è? C'è ancora il dinosauro di George, il pesce rosso e anche la scatola. E allora? Che cosa manca? Teddy! Esattamente! Non c'è Teddy! Ben fatto, bambini! Complimenti! È stato abbastanza facile per noi, perché siamo dei famosi detective! Ah, ma questa era solo metà del mistero. Dove si sarà nascosto Teddy? Oh, non lo so! Quelle cosine sul pavimento, che cosa sono? Sono briciole di torta, vero? Grazie alla lente d'ingrandimento, le briciole sono facili da vedere. Chi sarà stato a mangiarsi la torta? Forse Teddy. E sembra che le briciole portino da questa parte. Certo che Teddy ne ha mangiato davvero un sacco. Le briciole portano alla camera di Peppa e George. Oh, le briciole sono finite. E ora come facciamo a trovarlo? Se vuoi puoi farmi delle domande, ma risponderò soltanto con un sì o con un no. Va bene. Per caso Teddy è in questa stanza? Sì. Forse si è nascosto nel letto di George? No. Allora è da qualche parte più in alto? Sì. Teddy era nel mio letto! Evviva! Ciao ciao uccellini! Stiamo andando a fare uno spaventapasseri! Questo è il capanno degli attrezzi di nonno Pig. Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri.
Iniziamo. Ho bisogno di due rami e di un po' di spago. Li cercheremo noi. Peppa ha trovato dei rami e George ha trovato dello spago. Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme ed ecco il corpo. Nonna Pig ha trovato della paglia e un vecchio sacco. Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco in modo da formare la testa. Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti. Qui dentro ci sono degli abiti vecchi. George ha trovato un vestito. Non va bene, George. Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito. Peppa ha trovato un cappotto. Sei stata brava, Peppa. George ha trovato un cappello. Bel lavoro, George. Questo spaventapasseri non ha la faccia. Hai proprio ragione. Potreste pensarci voi a disegnarla, vi andrebbe? Sì, che bello! George disegna gli occhi e il naso. Peppa disegna la bocca. Fantastico! Lo spaventapasseri è pronto! Urrà! Gli uccelli stanno di nuovo mangiando i semi di Nonno Pig. Guardate, gli uccelli sono tornati! Non preoccuparti, Peppa. Lo spaventapasseri li farà volare via tutti. Ha funzionato! Gli uccelli hanno paura dello spaventapasseri. Urrà! Ottimo! Ora i miei semi non verranno più mangiati da nessuno. Oh, Nonno Pig, gli uccelli adesso sembrano molto tristi. Già, probabilmente hanno fame. Qui parla Nonno Cane. Aiuto! La nostra macchina si è rotta. Danny, presto, dobbiamo andare ad aiutarli. Che bello! Pronto intervento! Pronto intervento! Guardate, sono arrivati Danny e Nonno Cane! Evviva! Nonno Cane sa tutto sulle macchine. È così grave? No, è soltanto finita la benzina. Cosa possiamo fare? Il mio distributore è pieno zeppo di benzina. Vi traino col carro attrezzi. Nonno Cane prende a rimorchio l'automobile di Peppa. Nonno Cane riempie il serbatoio di benzina. Mille grazie, Nonno Cane. Sono arrivate Susie e la signora Pecora in auto. Ciao, Peppa! Ciao, Susie! Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e Nonno Cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se Nonno Cane salverà anche noi. Lo spero tanto! Qui parla Nonno Cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora Pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa! Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie! Siamo venuti a salvarvi! Evviva! Nonno Cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. La ringrazio, Nonno Cane. Peppa, se ti piacciono le bolle, perché non vai a giocare con quelle di sapone? Sì, adoro le bolle di sapone. George, andiamo a giocare in cortile, vieni. Peppa insegna a George come fare le bolle. Allora, prima di tutto, immergi il bastoncino. Poi, fai un bel respiro. E soffia. Una bolla! George, adesso prova a farne una tu. Immergi per bene il bastoncino nel sapone. Sollevalo. Fai un bel respiro. E soffia! George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato. George, non hai soffiato abbastanza forte.
Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo. Immergi il bastoncino nel sapone. Sollevalo e muovi il braccio. Tante bolle! Oh, è più divertente se ti metti a correre. Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare. Adoro le bolle! Oh no, è già finito il sapone! Finito. Non preoccuparti, Peppa. Mi è venuta un'idea. Mamma Pig, va a prendere un secchio, per favore. Va bene, Papa Pig. Peppa, del detersivo. Vado, Papa Pig. George, tu invece portami una racchetta. (Susurra)